Al termine del pareggio, l'esordio in campionato con il Lentigione, che partita è stata, mister? I primi 35 minuti è quello che è il mio obiettivo per i 90 minuti. Abbiamo fatto il primo tempo, i primi 35 minuti, ho visto delle cose ottime finalmente. Ho visto gente con la gamba più veloce, gente aggressiva, gente... la prima di campionato in casa, che ripeto, che continuo a ribadire soprattutto all'inizio, anche che quelli che arrivano, l'aspetto emotivo è fondamentale. Abbiamo preso un gol di un rigore dubbio, anche estremamente dubbio credo, avevamo un rigore a nostro favore il primo tempo, quindi io ho solo da dire che sono molto contento del risultato e abbiamo fatto quello che dobbiamo fare alla prima partita di campionato. Al di là degli episodi che lei ha descritto, abbiamo visto anche la doppia occasione per vincere, veramente due grandi parate del portiere, due tiri dall'area di porta, solitamente se non va dentro il primo va dentro il secondo, questa volta non è andato così invece. Sì, questa volta non è andata così, però andrà meglio la prossima volta, siamo fiduciosi, sono molto contento e credo che la squadra ha fatto quello che mi aspettavo che lo facesse. Ci abbiamo da sistemare un po' di cose ancora, ma ci vuole tempo, sono 40 giorni che sono qua e 40 giorni io la bacchetta magica non ce l'ho. Nel finale ha mandato in campo due giovani che erano esordienti, come del resto tanti altri, proprio perché lei vuole dare minutaggio un po' a tutti, perché avrà bisogno di tutti, soprattutto dei giovani 2003-2004. Sì, no, c'è l'esordio di Bonetti che ha fatto una ottima partita fino a che la questione fisica e anche emotiva è riuscita a tenere in conto. È entrato Bertolotti, anche un giovane 2004 interessantissimo. Ho fatto entrare Fuasi un 2005, quindi è una squadra che uscirà fuori. Stanno lavorando bene, si stanno impegnando, è quello che sto cercando di far capire a loro. C'è una ricostruzione, stiamo ricostruendo con calma, pazienza. Tutti quanti dicono che siamo 15°, 16°, 20°, va bene, continuo a dire, noi dobbiamo cercare di stare zitti, lavorare e tanto siamo a due punti della prima. Da ex centrocampista di valore, ha giocato anche in Serie A, come ha visto le sue mezzale, Muro, Lattarulo e poi Rossi che è entrato nel secondo tempo? Allora, fini che tenevano ritmo alto, primo tempo e aggressione, sono stati bene. Poi la cosa più, Lattarulo aspettavo che lui avesse un calo, mi aspettavo perché lui è stato fermo 30 giorni nel ritiro perché ha avuto un problema alla schiena, è rientrato e quindi adesso ha bisogno di prendere il ritmo partita. Ha fatto benissimo e poi secondo tempo siamo cresciuti perché a un certo punto, e questo bisogna ribadire, come dicono che abbiamo lavorato troppo questa stagione, c'è un motivo perché noi al 95° cercavamo ancora di, con poca qualità, perché ci sta in questo periodo, ma eravamo ancora in piedi, vedevo giocatori con anche quelli più anziani nostri che ancora in piedi, che cercavano di girare palle, loro che si abbassavano sempre di più. Quindi è un lavoro che adesso ci fa pagare un po', però sono curioso a novembre, noi e gli altri, io sono curioso. Un'ultima notazione nel finale, abbiamo visto che lo Scandic era in avanti eppure perdeva tempo, cosa abbastanza inusuale. Sì, vedi, sono questi aspetti importanti. Stiamo ricostruendo con una squadra totalmente nuova, con quattro giocatori che sono rimasti l'anno scorso, vivendo anche un mese dove non ci scordiamo, sono tanti compagni loro che sono fatti male e questo è un fattore che nessuno pensa, ma è il dispiacere, la negatività, la tristezza che c'è, c'è tutta una questione di elementi fondamentali che io devo cercare di, diciamo così, scaricarli e cercare di andare avanti. Adesso, no, la ricostruzione non è facile, però siamo qua, lavoriamo, pedaliamo, poi facciamo i conti alla fine.